Nick, ma ci sono... Oh, Nick, allora, vieni qua, vieni fuori. Vieni immediatamente. Io arrivo, che succede? Ci sono gli eyeball, sono praticamente degli SCP molto particolari perché ti catturano la vista. Sì, 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 tu ammazzali e attenzione che questi qua esplodono e fanno male. Ok. Cos'è allora, che fanno? Oddio. Esplodono, ti catturano la vista. Sono infettato. Ti hanno infettato. No, cos'è che ti hanno dato? È vero. Eyeball infestation. Sì, praticamente dovrebbe essere un effetto. Non so come funziona esattamente questo genere di SCP. Comunque, qua il pianeta, guarda cosa ha fatto praticamente. Questi pianeti qua stanno diventando tipo un po' maledetti, secondo me. Ma perché stanno contenendo gli SCP. Quindi, secondo me, o alziamo il grado di contenimento di questi pianeti, oppure va a finire male, secondo me. Perché... vedi, cioè, già questo qua sta iniziando tipo la roba rossa, però. A sanguinare. Secondo me è sangue, cioè è abbastanza Oddio, palese. Ma che schifo. Sì. Boh, vediamo un attimo come andrà avanti questa storia con i pianeti. Intanto noi dobbiamo dirigerci immediatamente verso l'SCP di oggi, perché dovremmo capire bene cosa succederà ancora. Perché se tu ti ricordi gli scorsi due SCP praticamente, che mi pare fosse il 096 e il 3199, non mi ricordo più il numero, comunque altri due praticamente, cosa hanno fatto? No, ce ne sono altri, sono spawnati da noi. È stata un'infestazione, cioè quella cosa là, l'effetto. Sì, esatto, andiamocene, lasciamoli perdere, perché sennò qua diventa un casino. Praticamente però gli altri due SCP, stavo dicendo, sono, diciamo, andati verso quella direzione, dove c'è tipo un ponte che conduce verso appunto una direzione. Ma entrambi SCP, ora non è una coincidenza secondo me, non è che entrambi scelgono di andare da quella parte, vuol dire che c'è qualcosa lì, qualcosa che li attira in un qualche modo, e non si sa perché. Quindi vedremo se questo SCP di oggi, se è un SCP animato praticamente, andrà verso quella direzione oppure no. Questo non lo so, mi preoccupa un pochino, perché vuol dire che là c'è davvero qualcosa. Ma c'è del sangue là però, hai visto? Sì, come ad ogni entrata delle celle purtroppo, c'è del sangue, perché poi io vengo qua a trovare le celle e sono sempre così più o meno, c'è sempre il sangue eccetera, poi a volte se ne aggiunge altro, tipo qui prima non mi pare ce ne fosse così tanto come adesso. Ah, però... ma perché te sei già entrato a vedere qua fuori? Ovviamente. Ah, ok. Allora, questo mi pare che sia l'SCP-2521, che però questo SCP è molto particolare, perché in teoria ha il foglio, praticamente ti spiego cosa fa. Su questo SCP, se prendi qualsiasi tipo di nota, a parte tipo le note grafiche, tipo se fai un segno, praticamente questo SCP ti si impossessa, diciamo, del dispositivo che tu usi per prendere le note. Quindi diventa molto brutto e ti ammazza ovviamente. Ah, ok, ma cos'è questa persona qua che c'è qua? Allora, questo dovrebbe essere un class D, che però... non lo so, ma tu senti, sta facendo tipo uno strano verso. No, io non sento nulla. Vabbè, tu sei un po' rotto secondo me. Però praticamente, ok, funziona, ok, perfetto. Questo class D non lo so perché sta qua, ma mi preoccupa leggermente. Non sono un class, perché non ha la solita divisa da class D. Anche questo è vero, sinceramente è tipo una persona, non lo so cosa perché ci sia qua. Però, insomma, andiamo più avanti, vediamo un attimo come potrebbe continuare questa storia. Andando avanti, appunto, troviamo niente praticamente, cioè nel senso c'è un ash che non so esattamente cosa voglia dire. Con della cenere. No, è della cenere. E della cenere. Vabbè, tienila tu la cenere, che non so nemmeno a cosa possa servire effettivamente della cenere. Anche io, però vabbè. Vabbè, andiamo nella cella effettivamente adesso, però io ho paura sinceramente, perché questo qua... No, questo iniziano ad avere tanta paura. E io sto sentendo anche rumori particolari. Molto particolari. E io ho paura di entrare in questa cella, perché letteralmente non so cosa potrebbe esserci. Ci dovrebbe essere quell'SCP, ma sento altri rumori. Scusami un attimo. Oh, no, no. No, no. Porca. Nick, sì, via. Porca miseria. No, sei morto. No, Nick. Ma me ne ha portato tipo in quella dimensione là strana, quella della scorsa volta. Come? A te l'ha teletrasportato in quella dimensione lì? No, allora devo immediatamente andare. Però tu, mi raccomando, stai concentrato, Nick, perché non mi sembri affatto concentrato. Mi okay, raccomando. Ok, ma sono tutto quanto impaurito, lo so, scusami. Lo so che sei impaurito, però concentrati meglio, concentrati e stai tranquillo. Io devo attraversare gli eyeball, mannaggia gli eyeball, quanto li odio con tutto il mio cuore, veramente. Che sono uno degli SCP più brutto che possa esistere sulla faccia della Terra. Andatevene via, stupidi, vi odio. Che nervoso che mi fanno venire sti qua, guarda. Veramente, non ne posso più di questi eyeball. E inoltre, questo qua, questo prototipo di me, mi ha ucciso. Non posso sopportarlo.
Che pappole, guarda, per non dire qualcos'altro. Tu come sta andando in quella dimensione? Boh, non lo so, la sto ancora esplorando di nuovo, ma c'è sempre la lava, come al solito, è tutto scuro. Ok, quindi è la stessa dimensione che abbiamo visto nello scorso episodio, quella là del... Esatto. Degli incubi. Nick, il class D tipo si è spostato vicino alla porta. È come se tipo volesse andare appunto a testare questa cosa, ma... Comunque non deve, tanto ci siamo noi qua. Nel caso prendo la porta al gun e gli faccio vedere io. Ok, allora, il prototipo mi sembra anche scomparso, per fortuna. Non so nemmeno cosa ci stesse facendo in quella cella, sinceramente. Però qua abbiamo preso il nostro solito GPS, che praticamente ci conduce verso l'SCP 2521, che peraltro mi dice che è a 75 metri. Perfetto. Adesso ho preso anche il documento suo, quello là dove si prendono le note, in teoria dovrebbe essere, credo. E sto uscendo. Tu invece come stai andando in quella dimensione? Io ce la sto ancora esplorando. Non vedo più gli old man della scorsa volta perché sono più o meno nella stessa zona. Ma io sono impaurito perché non trovo più la strada di casa, cioè non trovo più nulla. Ho capito, comunque cerca di parlare bene, mannaggia te. Davvero, Nick, scusami, mi sembri rincogliosfito. Cioè, forza, allora. Lo so, ma sono tutto impaurito. Sì, mamma mia, si sente proprio quando sei impaurito, guarda. Allora, io sto andando verso SCP 2521, 2521. Dovrebbe essere verso questa direzione. No, verso questa direzione, scherzavo, ok, sì, è giusto. Vedi, io lo sapevo, sta andando. Tu, ovviamente, se succede qualcosa in quella dimensione, dimmi, aggiornami, eh. Però intanto io vedo che sta andando verso quella, insomma, verso il ponte, perché so dal GPS che dovrebbe essere verso quella direzione lì. Infatti si sta dirigendo là. Ora vediamo per conferma se davvero va là e che cosa starà facendo. Però in questo caso ovviamente io devo anche prenderlo con la portal gun, quindi chiaramente, e portarlo poi peraltro nella cella. Quindi magari io prima vado nella cella dell'SCP, quello che mi serve per praticamente catturarlo. Quindi vado nella cella quella là, tipo questa qua che è arancione, tipo col deserto sopra. E poi dopo vado da lui. Intanto però tu cerca di uscire, cioè nel senso, se trovi il letto esci, non stare sì, là. Sì, l'ho trovato, ci sto cliccando sopra ma non esco, non mi fa uscire. Ma dai, Nick, come non ti fa uscire, per favore? No! Perché dovrebbe essere un'operazione a due questa, invece non ci sei, ti hanno catturato. Cioè vabbè, ok, non è nemmeno colpa tua, però, cioè, che pizza. Perché, poi perché sei andato in quella dimensione? Cioè non è normale, perché ti hanno trasportato lì? Non lo so perché mi hanno portato in quella dimensione là, ti giuro. Comunque io qua ho visto un oldman e me la sto cercando di scappare. Ok, tu scappa, stai attento agli oldman che possono essere molto cattivi. Poi peraltro ti possono portare nella loro dimensione, quella là super paurosa, quella con tutti i blocchi di ferro, tipo tutta grigia, piena di cose tremende, veramente orribili. Quindi stai attento. Cosa stai facendo? Cioè cosa sta succedendo da te invece? Da me niente, io ho messo il portale praticamente per l'SCP e sto andando verso il ponte perché mi sembra che appunto l'SCP sia lì. Mi sta dicendo 150 metri di distanza in alto a sinistra, quindi mi sto avvicinando pian piano. Ed è buono, è assolutamente buono questa cosa. Certo devo stare molto attento perché essendo io in uno ovviamente, perché qua qualcuno non c'è, sto grande cattivone che ha deciso di non esserci, Nick, vero? Ma non è colpa mia però, è quella che mi ha portato in quella dimensione là della scorsa volta. Tutti dicono così. Praticamente però io sto cercando di andare, di essere eroico a differenza di Nick, che è stato teletrasportato in una dimensione terribile, quindi in effetti è alquanto più eroico di me. Ma non importa. Adesso forza, andiamo. Ok, a 28 blocchi da me, 28 metri veramente, quindi sono molto preoccupato. Non so che cosa aspettarmi, però ecco, lo vedo, è proprio lui. Praticamente ha questa forma qua e si sta anche avvicinando, quindi mi devo sbrigare a farlo. Però praticamente vedi che si bloccano tutti qua. E mi sembra anche strano che tipo... Aspetta, lo metto sotto. Oh, perfetto, perfetto, perfetto. Come faccio? Si toglie, come si toglie? Con la R si dovrebbe togliere, ok? Perfetto, oh. Ma l'hai catturato per caso? L'ho catturato, adesso vado immediatamente a vederlo nella sua cella. Praticamente era lì, praticamente, come al solito, come tutti gli altri SCP. Stava fermo, tipo in quella porta lì, in quella sorta di cavernina, in quella caverna molto strana. E quindi io adesso mi chiedo, ma scusami, ma perché tutti gli SCP si dirigono verso quella parte? Ma non è che ci sarà qualcosa? Vuol dire assolutamente che c'è qualcosa, ma c'è qualcosa di davvero strano, perché se questa cosa, praticamente ogni volta si avvicinano a questa appunto sorta di cavernina, vuol dire che dovrebbe esserci qualcosa che magari questi SCP stanno cercando e che tipo
stanno tipo bramando, proprio vogliono che succeda tipo qualcosa lì, ma non so che cosa potrebbe essere. E questo fatto qua mi sta facendo impazzire, perché io voglio capire perché queste SCP stanno andando. Infatti io direi di iniziare tipo delle spedizioni di scientifiche, tipo, no, per capire cos'è che gli spinge ad allontanarli là, insomma, a farli avvicinare veramente a quella sorta di robe. Di roba là, non mi ricordo nemmeno come si chiama. Come potremmo farlo a capire? Non ne ho idea, con l'aiuto di qualche scienziato magari. Sinceramente non sono esperto di queste cose, però vedo che comunque l'SCP 2521 è catturato all'interno di questa cella, che è pure grandissima, quindi perfetto. Anzi, giusto per sicurezza, praticamente prendo uno scaffale da qua e praticamente dovrei mettere lo stand, ma fa niente. Io direi di mettere tipo lo scaffale qua, tanto lui non mi sembra stia facendo niente. Ok, perfetto. E questa nota qua la lascio qua, tanto non ho preso note, quindi non si dovrebbe arrabbiare con me. Però stavo cercando di fuggire lo schifoso, non lo so, mi sembra un po' particolare come SCP, però spero... fuori, no, vai, ok, perfetto. Era scappato? No, ma mi son spaventato, Enigma, ma mi stava scappando però. Oh mio Dio, ma perché l'hai fatto scappare? Cioè, ho detto stava scappando, esatto, quasi scappato, non è scappato, una vita di quasi e una vita di mai, quindi ricordati questa cosa. Adesso però io direi che io mi prendo un meritato riposo, tu invece combatti l'Holdman e attenzione al sedere. Ok, no, ma quanto attenzione al sedere?